Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti e bentrovati per un nuovo video. Andiamo a vedere prima di tutto chi è questa persona. Facciamo un video, diciamo, con una lettura con un'unica variante. Mi avete ultimamente detto che preferite la variante unica. Vediamo un po' se questa è la persona che vi interessa, che nei vostri pensieri. Vediamo alcune sue caratteristiche, chi è questa persona. Ok, un tipo simpatico, a volte pure noioso. È qualcuno che direi che magari nei tuoi confronti, diciamo che sembra fermo, però vedete come questo cane puntato sta tenendo, come dire, secondo lui la situazione sotto controllo per cogliere probabilmente un'opportunità. È uno che se gli capita le coglie le opportunità. È anche il cocco di mamma. Guarda, sono due carte che dicono che questa persona è un po' il cocco di mamma, quindi una persona un po' acerba su delle cose, a volte diciamo che non ci sa fare. Ah, questo qua a volte si nasconde, sta in agguato, l'abbiamo visto qua, ti sembra superficiale, però in realtà non è che è superficiale, che è ragazzino. E sembra che ti abbia rubato il cuore, questo si compiace, poi infatti prende le distanze. Probabilmente in questo momento tra voi c'è una certa distanza fisica, emotiva, o questa è anche quella. Va bene, vediamo cosa può essere successo tra voi. Lo vediamo così un attimino con le sibille. Cosa è successo tra voi? Ok, qua c'è qualcuno, come dire, ecco, che non ti dava retta, non ti dava ascolto. Sembra che, guarda, per qualcuno di voi, considerato che qua viene due volte la carta del cocco di mamma, no? E qua viene anche la vecchia signora. Qua mi sembra che, come dire, con la suocerina possa aver avuto un ruolo, nel cioè non ero un rapporto a due, ero un rapporto a tre. Quindi qua ho una suocera, ho una sorella, comunque ecco, se non addirittura per qualcuno anche un ex moglie, sai, dove ci sono quei rapporti dove si rimane molto, molto amici, anche se l'amore è finito, no? Comunque c'è quel consigliarsi, perché qua viene proprio la carta di chi è, come dire, ecco, mal consigliato. Per un verso dovrebbe ascoltare te, invece ascolta qualcun altro, che potrebbe essere, ti ripeto, la mamma, la sorella o qualcun altro, diciamo, ecco, che fa parte del suo entourage. Guarda, all'inizio sicuramente, o perlomeno fino ad un certo punto, è sembrata una situazione di belle speranze questa tra voi, salvo per il fatto che probabilmente, ecco, potevi piacere sicuramente ecco a lui, ma credo che a questa terza persona, che non è un'altra donna con cui lui ha una relazione affettiva o sentimentale, sentimentale sicuramente, ma non è una donna per amore in questo senso, per amore di coppia. Diciamo, ecco, era lì un pochettino che vi scrutava, che forse un pochettino si vuole tenere un po' questa persona, un po' gelosa, se la vuole tenere un po' tutta per sé. E infatti qua, vedi, a un certo punto, con i consigli di questa esperta, evidentemente il rapporto ha perso un po' quello che poteva essere il suo equilibrio, o doveva prendere un certo equilibrio e non l'ha più preso. Quindi molte incertezze, non si sa come va, un po' vivere alla giornata. E infatti qua sono atteggiamenti un po' imprudenti, un po' leggeri, assai probabile. Non viene che avete litigato, ma più o meno il problema di fondo è proprio questo qui. Quindi se ti risuona, hai ben chiaro se questa potrebbe essere la situazione che ti riguarda. Allora, vediamo le energie di questa persona nei tuoi confronti. Allora, ok, di pace, dubbi e sospetti, resistenza, questa manipolare,
Anime gemelle. E se non fossero anime gemelle, malinconia e nostalgia. Allora, guarda, ti spiego cosa si vede qui. Allora, vedi, questa persona non è che, diciamo, ecco, ha sentimenti ostili nei tuoi confronti, assolutissimamente no. Non è quello il punto. Però, anzi, direi che tutto sommato si può dire che siete in pace. Per quanto ci possa essere una certa distanza o questa distanza possa far supporre, come dire, un'indifferenza, ma non ce n'è indifferenza a dire la verità, anzi, è proprio fatta apposta. Forse per togliersi dei dubbi, perché si sospettano delle cose, perché sono state, come dire, ecco, inoculate dal vaccino di quella saggia persona o pseudo saggia persona, che rappresenta evidentemente un punto cardinale per questo soggetto. Ovviamente vi ricordo, io parlo al femminile, perché io mi identifico con la consultante, in quanto anche io appartengo al genere femminile, però ovviamente quello che voi ascoltate, se voi siete uomini, riportatelo, ecco, per il vostro genere. Quindi questa persona praticamente, semmai, ha, come dire, ecco, le sue prove che possono costituire, diciamo, ecco, un dossier di validazione nei confronti di questa persona che evidentemente alimenta dubbi e sospetti, resiste e desiste dal fare qualsiasi cosa, cioè resiste per un verso dalla tua parte e resiste anche per un verso dalla parte di quell'altra persona, perché in qualche modo gli fa, dice: no, guarda, vedi che ti sbagli, non è come credi tu, guarda che vedrai, te ne accorgerai. E quindi qua c'è, per il mezzo, sapete che cosa? Proprio la manipolazione. È qualcuno che se la sta prendendo con calma, però vedi, è così, in agguato come questo cane. Dice: aspetta che appena passa, dice, il coniglio, lo becco io. Allora, vedi, in realtà voi potreste anche essere anime gemelle, nel senso che tutto sommato sembra che abbiate molte cose in comune, e in questo momento questa persona, a dire la verità, sente anche molta malinconia. Diciamo, ecco, barra nostalgia, di manchi di te, no? Quindi di manchi. Va bene, vediamo un po' cosa c'è nel suo mentale. Abbiamo il re di denari, l'imperatrice, eccola, e il 7 di denari. Chi è questo re di denari? Ok, l'imperatrice chi sarebbe? Ok, va bene. Eh sì, perché dovevo un attimino individuare esattamente chi sono i soggetti specificati qui. Allora, vedi qua, nella sua testa, questa persona avrebbe in mente di, anche qui le carte confermano che tu gli manchi, vorrebbe recuperare il rapporto lì dove c'è una difficoltà, lì dove è accaduto un qualcosa che vi sta mettendo in questa situazione di freddezza, di attesa, di qualcuno deve cambiare o deve fare delle cose. Ripeto, alle spalle di tutto questo, questo soggettino sta ascoltando la cosiddetta imperatrice o vecchia signora o saggia, che è come se gli dicesse o gli desse appunto questi consigli, come dire, ecco, allontanati, questa non è una persona che va per te, cercate un'altra che vedrai sicuramente trovi di meglio, non è alla tua altezza, chissà qua come mai a questa persona, diciamo, ecco, non è esattamente che tu non gli piaci. Anche lei probabilmente fa una manipolazione nei confronti del suo consanguineo, congiunto, quello che è, ok? Vedi, e se si trattasse, come dire, ecco, di un ex partner, tieni da conto che magari questo ex partner potrebbe desiderare. Allora, se è la mamma, è perché questo è il cocco di mamma, magari la mamma, che ti posso dire, ha fatto diventare questo figlio come il marito putativo in qualche modo, no? Quindi incaricandolo di tutte quelle responsabilità familiari, perché magari c'ha un marito alla quale non gli si può chiedere niente, o è morto. Mentre se si tratta di un ex, con la quale appunto c'è stato per il mezzo un matrimonio, magari questa donna non è che lo vuole conquistare, però potrebbe anche significare questo, nel senso che magari, ecco, fa fatica in qualche modo, ecco, a
uscire totalmente dalla sua vita, anzi, direi che ci vorrebbe pure rientrare, avere sempre un ruolo privilegiato, tra le altre cose, prendersi il pacchetto delle cose buone, lì dove appunto con questo ex marito può avere un buon rapporto, e poi, diciamo, ecco, lasciarlo a pascolo abusivo per la serie, i calzini, diciamo, ecco, e le mutande, sporche, te le lavi tu, te le fai lavare dove ti pare, te le fai lavare proprio, per esempio, da te, per dire, no? Cioè, vedi, ci potrebbe essere per il mezzo comunque con interesse. Un interesse sicuramente egoistico da parte di questa persona che si ci mette di mezzo, però qua ovviamente il problema principale è chiaro che lui, questa persona, non dico che subisce un condizionamento, però io voglio anche capire come mai questo gli dà così retta, no? Perché è così importante questo confronto e non si sgancia da queste persone a livello emotivo. Come mai? C'è il sole. Ah, ok, va bene. Allora, c'è una dinamica un po' particolare. È come se lui o lei soffrisse un po'. O patisse, non so come si chiama, sai, quando uno vuole l'approvazione, quindi vuole l'approvazione per sentirsi splendido, per sentirsi di successo, per sentirsi di aver fatto bene, quindi ok, può significare che una persona che poi tutto sommato non è proprio sicura di quello che fa, o una persona che è stata abituata nella vita in qualche modo, ecco, a se siamo d'accordo tutti, questa cosa si fa. Se no, niente. Ovviamente ancora tu non fai parte di questo entourage, quindi quello che pensi tu o quello che puoi o come la puoi pensare tu a volere tu, chiaramente rispetto a loro, a questo clan, conta quanto il due di spade o la briscola a coppe. Perché è come se questa persona avesse per la sua felicità, per la sua serenità, per la sua gioia, ha paura, come dire, ecco, di essere in qualche modo estromesso, emarginato, se, come dire, ecco, non si conforma un po' alle aspettative di queste persone. Praticamente quello è il nocciolo. Allora, vediamo questa persona nei tuoi confronti cosa porta nel suo cuore. Beh, guarda, sono un po' basita, scusatemi. Ci metto altre due carte un attimo. Addirittura. Caspita. Beh, sì, anche qui c'è una carta che parla di qualcuno che si comporta un po' come un teenager. Quindi può essere anche una persona molto giovane, a dire la verità, o che, ti ripeto, non decide per se stesso, non è il classico, come dire, ecco, figlio ribelle o partner, tutto per i fatti suoi. Ovviamente lì dove c'è un ex partner sua, cosa c'è nel suo cuore? Guarda, come vedi, intanto qua non ci sono carte di coppe, quindi questo te lo devo dire immediatamente. Abbiamo questa fisarmonica proprio di spade, quindi direi che nel suo cuore c'è molto mentale, si direbbe che c'è proprio pianificazione, si direbbe che c'è anche un certo cinismo, se così si può dire, no? Perché abbiamo il trionfo proprio della ragione per vincere, per non andare, come dire, ecco, in perdita, quindi questo ha installato un programma nella sua mente che condiziona anche i suoi sentimenti, proprio perché le cose o la persona che può essere accanto a lui, che fa parte della sua vita e quindi anche di quella schiera di persone che gli stanno intorno, è come se dovesse passare una sorta di gate, di portale, con tutti, come quando va uno all'aeroporto, no? C'è il metal detector, poi ti passano allo scanner tutti i bagagli, il bagaglio a mano e tutta la compagnia cantante, fino a che non sali nell'aereo, ancora non è finita, più o meno così. Più o meno così, questo ancora prima di iniziare, come si suol dire, il viaggio.
Allora, vedi, magari sono persone che sono state già scottate per i fatti loro, quindi cercano di, lui cerca di, come dire, ecco, prima avere quelle sicurezze sul piano mentale, prima di abbandonarsi al sentimento. Ciò significa che al momento questa persona sentimenti non ne ha, è in pace con te, come dire, ti sta facendo il vaglio del curriculum, se così si può dire, ti stanno valutando come candidata. Prima di tutto, ecco anche lui, per fare proprio questa scelta, vedi, qua abbiamo proprio il 2 di Pentacoli, quindi c'è questa instabilità, questa sorta di manipolazione, proprio perché si deve valutare se sì oppure se no, Per costruire, ovviamente, le intenzioni sarebbero effettivamente comunque valide, perché il re di denari è qualcuno che parla anche di matrimonio, di costruire, di poi effettivamente, ecco, stare in una effettiva benestanza, non con il necessario, ma proprio con il plus, per cui questa persona, come dire, ecco, prima di mettere il suo cuore sul tavolo, tieni da conto che prima ci mette la testa. E forse questa cosa tu non l'avevi totalmente compresa o capita, perché qua, come vedi, ecco, questa persona queste cose non te le fa capire, perché poi risulta anche un po' coccolone, simpatico, uno alla mano, e tu dici, ma com'è possibile che questo si fa tutti questi ragionamenti e sembra avere o non avere un cuore? Vediamo un po' quali possono essere le sue possibili azioni. Ok. Le possibili azioni, vedi, abbiamo sempre questo asso di spade, come dire, ecco, questa idea di vittoria, no? Per la serie, questo è il punto. Su questo punto non cambio idea, non mi muovo, non mi sposto, la situazione resta di stallo, non faccio proprio niente a costo di perderti, quindi di rimanere, ecco, da solo. Per cambiare tutta la situazione, per mettere un punto su quelli che sono i dubbi, i sospetti e tutte le tarantelle che ci sono, come dire, ecco, sotto traccia e di cui tu probabilmente non sai niente, quali sono le azioni? Questo deve vincere questa sfida. Questa sfida. Allora, il fatto è questo, è come se tu, e sicuramente tu sai di che cosa si può trattare, non, come dire, ecco, cedi terreno, abbassi la testa su certe cose. Qua il rapporto può anche andare, come dire, ecco, ad arenarsi totalmente, per poi niente, evaporare, sparire, cioè così, rimanere nell'oblio, cadere nel totale oblio, è un po' quella l'idea. Quindi non farà niente questa persona, se non tenere il punto finché non avrà quelle conferme rispetto a queste cose che deve dimostrare. Ma questo che vuole? Che dovresti fare tu? Quindi vuole che faccia tu delle cose. Cosa vuole che tu faccia? Ok, allora guarda, in realtà non è che sono poi tutte queste cose a dire il vero, chissà che sembrava. Allora, vedi, sembra che c'è un po' un tiro alla fune tra chi, diciamo, è più trattenuto dei due in questa situazione e quindi tendete ad avere questo pattern. Relazionale legato evitante, si chiama proprio così, pattern relazionale, no partner, nel senso di fidanzato, compagno, eccetera, pattern, modello, quindi schema, pattern
pattern relazionale evitante. Appena, come dire, ecco, vi viene il coccolone che vi sentite un po' delusi, un po' amareggiati, il tempo che riprendete quella forza d'animo o questa forza d'animo non è che la utilizzate per mettervi d'accordo, per ricucire il rapporto, ma per lasciar perdere. Lasciate proprio perdere per andare in una situazione di acque più tranquille. Quindi così voi non è che dimostrate i vostri sentimenti, dimostrate semplicemente, ecco, di non raccogliere, ecco, la sfida di trovare l'equilibrio nel rapporto. Vero, ci possono essere per il mezzo delle altre persone, ma anche lì dove effettivamente, in base uno ai parenti che ha, alle persone che gli stanno intorno, insomma, magari, ecco, lo vedono moscio, mogio, tristarelli, gli dicono che ti è successo, magari hai litigato con la fidanzata, hai litigato, ci sono di nuovo problemi qua e là. Ecco, giustamente non è che possono essere contenti di quello che magari appunto vedono, e quindi magari gli dicono, giustamente ti ripeto, no? E vabbè, se deve essere, se non deve essere, non sarà. E quindi a una certa, diciamo, ecco, questa persona ha interiorizzato questo tipo di ragionamento, applicandolo chiaramente, diciamo, ecco, anche a te. Qua il pattern evitante ce l'avete fondamentalmente, ecco, tutte e due. Quindi questa persona quello che vorrebbe vedere, se tu in questo senso gli vieni incontro, ok? È come se questa persona avesse bisogno di non sentirsi, come dire, ecco, poco importante, parliamoci chiaro, cioè poco importante da evitare persino, che so, un confronto, di mettersi d'accordo, di lavorare sul rapporto. Non mi sembra che siano proprio problemi gravissimi, però magari ci sono, ecco, degli atteggiamenti che tendono a enfatizzare e a avere un effetto moltiplicatore rispetto alla banalità, magari, ecco, di un piccolo dissapore, no? Ecco, vedi, qua anziché costruire rompete, anziché costruire rompete, no? E magari, ecco, uno non si sente, che so, 2 giorni, 3 giorni, poi sono diventati 5, poi è diventata una settimana, poi sono diventate 2, poi è diventato un mese, e certo uno fa fatica in questo modo, diciamo, ecco, a mettere effettivamente sul tavolo quelli che sono i propri sentimenti, il proprio cuore. È proprio così. Vediamo come la vedi tu un attimo, eh. Ah, tu vorresti andarci subito a dire la verità, a riprendere il rapporto, riconquistare questa relazione, però è anche vero che qua mi viene che tu sei un pochettino impulsiva, aggressiva, diciamo, ecco, magari, ecco, hai degli atteggiamenti un po' a volte ostili, con delle risposte proprio piccate. Ecco, e infatti, diciamo che tu lasci per, no, lasci, ti allontani. Per quando c'hai questi tsunami emotivi, diciamo, ecco, hai paura di essere, come dire, ecco, lasciate un po', tra l'altro, evidentemente è anche un tuo modo, diciamo, di vivere il rapporto, no? Quando questa persona è così allontana, tu ti senti proprio abbandonata, e quindi ti arrabbi ancora di più, perché vedi come se questa persona non ti capisce, come se questa persona non lo vede, come ti fa stare, come stai, di che cosa hai bisogno. Quindi, cioè, tu vorresti un po' avere delle possibilità di maggiore gestione tua, di maggiore controllo della relazione. È probabile che tu abbia, come dire, con una ferita di tradimento, che non è una ferita che magari è con tuo ex, ti ha fatto le corna, potrebbe essere anche, per carità, però è una ferita, diciamo, ecco, proprio dell'anima, nel senso di quando, tra l'altro, si forma prima ancora, diciamo, ecco, dei 14-15 anni, no? Però già almeno sono passati 9-10 anni di vita. Quindi quando una persona prende, come dire, una forte bastonata, una forte delusione rispetto alle aspettative, alle promesse che sono state fatte dalle persone caregiver, dai propri punti di riferimento, il genitore, un genitore, o se uno è cresciuto con i nonni, uno di questi qua. E quindi il punto
un po' è anche questo qui, questa gestione, c'è anche questa differenza evidentemente tra questo che ha rapporti, come dire, con familiari, probabile un po' molto diversi dai tuoi, eh? E tu tendi ad essere così trattenuta anche tu sul mentale, perché poi fondamentalmente vuoi essere prudente, non è che ti fidi poi più di tanto, a dire il vero. Ma credo che qua ci sia proprio un grande misunderstanding, rispetto alla bontà della vostra relazione. Ha dei caratteri che forse sono incompatibili, a dire la verità, però non è che sono incompatibili che vi prendete veramente, diciamo, e callegnate o vi fate volare i piatti. È proprio un essere a volte anche passivo-aggressivi in questo senso, eh? Quindi il non ti calcolo perché non ti voglio dare soddisfazione, un po' questa cosa così, no? Forse c'è da rivedere in questo senso, ecco, qualche punto e qualche virgola. Prima di tutto, ecco, dentro se stessi, vediamo questa persona, ecco, al netto di tutti i suoi ragionamenti e di tutte le sue pippe mentali, che cosa prova per te? Vediamo se le carte adesso ci vogliono rispondere dopo aver chiarito tutti questi aspetti. Beh, sì, che ti vuole bene, è una grande passione. Questa persona ammazza se ti vuole bene, ti desidera. Sì. Ma è una persona positiva per te, te l'assicuro. Te l'assicuro, ecco, magari questa, vedi, non è una stessa che può valere per tanti, è ovvio. Tenete sempre da conto che per le vostre questioni personali è molto meglio approfondire con un consulto personale che non, diciamo, ecco. Dare, come dire, con la connotazione a questi video collettivi di un qualcosa che si può calare, ecco, sul personale, perché proprio a volte se leggo certi commenti che dico, ma mi cadono le braccia, no? Quindi sì, assolutissimamente, guardate, questa è una buona persona. È una buona persona con delle buone intenzioni, anzi ci sta pure male, diciamo, con tutta quella freddezza, e semplicemente perché giustamente che deve fare? Si deve strappare i capelli, perché alla 1, alla 2, alla 3, qua siamo arrivati forse alla 20ª, eh? Che deve fare? Si deve strappare i capelli. Però questa persona, come dire, ecco, ti sogna, ti desidera, vorrebbe che le cose si ribaltassero per il meglio tra voi due, che ci fosse effettivamente un equilibrio nella coppia, che potreste o che poteste costruire anche con delle cose veramente concrete, solide, una vita insieme, o perlomeno è una persona che ti vuole dare tanto, che ti vuole riconoscere col ruolo sociale in questo senso, no? E quindi nutre una certa passione nei tuoi confronti, ma certamente non si vuole, come dire, ecco, o non vuole passare, diciamo, ecco, per la persona, diciamo, che è lui stesso manipolabile, in base alle emotività, perché poi si tratta effettivamente di questo, di non essere in preda alle emotività. Ok? Non è una persona che sta in un rapporto per motivi di sesso mercenario o perché ti vuole prendere in giro. Quindi qua c'è per il mezzo misunderstanding. Ok? Spero di averti aiutato con questa lettura. Tieni da conto che se ti può interessare, valuta di fare un consulto personale. I miei recapiti li trovi in sovraimpressione, ma anche nel box dell'info, nel primo commento in evidenza. Aspetto di leggere nei commenti il tutto come ti risuona. Io ti saluto, ti abbraccio e ti bacio e ti do appuntamento per un prossimo video. A presto, ciao!